Ciao cinemusi.it, avevo fatto questo video oggi, è andata male, si è corrotto e quindi sono qui a rifarvelo. Cercherò di essere un po' più rapido, un po' più stringente e speriamo bene. Quindi, bentornati, è sera, quindi non potrò sparare la mia voce a 3500. Parleremo di Un altro Ferragosto, nuova pellicola di Paolo Virzì, che io non sapevo fosse, l'ho scoperto dopo, il sequel di Ferie d'Agosto, film del 1996. E quindi il nostro regista ritorna dopo 27 anni sullo schermo, riportando in scena le storie dei nostri Mazzalupi, e non ricordo già, Molino, della famiglia Molino e della famiglia Mazzalupi. Ambientata a Ventotene. Tra l'altro, nel porto di Ventotene, o comunque nella zona di attraccaggio delle navi, dei traghetti, Pieraccioni, nel professor Cenerentolo, ha girato la scena del ballo, no? Quando lui scende dal carcere e va alla festa con la bionda. Dai, l'ho riconosciuta, ho visto durante la pellicola, quella mi sembra. Sì, confermo che era Ventotene. Ho fatto delle ricerche. In uscita il 7 marzo, distribuzione innominabile come sempre, 01 Distribution, e sceneggiatura Paolo e Carlo Virzì, quindi i due fratelli si uniscono e questo Gogeta tira fuori la nuova pellicola, produzione Lotus Production e Rai Cinema. Bene, del vecchio film che abbiamo mantenuto nel cast, abbiamo Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Laura Morante, Rocco Papaleo, Paola Tiziana Cruciani, Gigio Alberti, Claudia Della Seta, Raffaella Le Boroni, Emiliano Bianchi, Raffaele Vannoli e Silvio Vannucci. Dei new entry invece sono Anna Ferraioli Ravel, che sostituisce Vanessa Marini, che interpretava Sabrina nella pellicola del 96. Figlia di Ennio, non ricordo, Ennio Fantastichini. Poi abbiamo Lorenzo Fantastichini, vero figlio di Ennio, che scoop, è stato concepito direttamente sull'isola di Ventotene. Proprio non parlo nella sceneggiatura, parlo nella sceneggiatura della vita, cioè è stato veramente in real life concepito sull'isola di Ventotene. E quando l'ho scoperto, il mio cervello ha fatto. Altro che Oppenheimer, è proprio un'altra cosa. Poi abbiamo Christian De Sica, Vinicio Marchioni, Emma Stoccolma, Andrea Carpenzano, Emanuela Fanelli. Gli assenti, perché ho anche messo assenti proprio nella lista, ci sono gli assenti tipo a scuola. Ennio Fantastichini e Piero Natoli, che ahimè sono deceduti nell'arco di questi 27 anni dal primo film. Ennio Fantastichini nel 2018 e Piero Natoli nel 2001. E poi Antonella Ponziani, che ancora vive tra di noi e grazie a Dio è una bellissima donna ancora, ma non è presente in questo film. O a meno che io, oppure c'è, io non l'ho visto, no, non è presente. Bene, quindi, Virzì torna a mostrarci questo spaccato dell'Italia, questo specchio dell'Italia. Tornano sulla scena la famiglia Molino, democratici, intelligenti, colti, sofisticati, anche un po' radical chic, no? Come gli viene detto nel film, e di sinistra, come disse Silvio Berlusconi, siete ancora ed oggi, come sempre, dei poveri comunisti. Non posso dire comunisti su YouTube, non mi censurate, vero? E i Mazzalupi che sono continuano a rappresentare la parte grezza, rozza dell'Italia, disinteressati alla politica e rappresentati sempre dai romani. Chissà perché i romani fanno sempre i coatti, i burini, la parte rozza dell'italiano, forse funziona meglio. Forse noi romani funzioniamo un po' meglio. Io
romano di adozione. Tema che accomuna però entrambe le famiglie, che sono l'una praticamente l'opposta dell'altra, è l'insoddisfazione. L'insoddisfazione, familiare, l'insoddisfazione verso se stessi anche, quindi personale e verso gli altri. Abbiamo visto nel primo film c'era Sabrina, che era fissata con l'intrattenimento, la televisione, ed era l'unica che effettivamente percepiva l'insoddisfazione della madre e del padre, di se stessa, praticamente l'alone di tristezza, di angoscia che ammorbava la sua famiglia, era l'unica a percepirlo. Anche qui, nel nuovo film, è l'unica che effettivamente è la più emotiva, è la più emotiva, è la più di pancia, se vogliamo, cioè la più istintiva. Affiancata qui da Vinicio Marchioni, che interpretano questa famiglia, parlo sempre dei Mazzalupi, di influencer. Sabrina è diventata un influencer, non funzionano particolarmente, diciamo che... Allora, se volessimo dare la nota di merito, a livello di spaccato d'Italia, cioè come è diventata, se noi dovessimo essere Virzì, ci dovessimo interrogare sul come è diventata l'Italia oggi, o anche il mondo se vogliamo, boh, la fotografia dell'influencer è la cosa più bella che ci possa essere, cioè è veramente quello, la scena madre rappresentativa è proprio l'elemento madre è proprio l'influencer, la figura rappresentativa. Però non funziona, non lo so, è come quando metti Martina Stella, è come quando metti Paolo Ruffini, è come quando metti, non lo so, dei TikToker, degli YouTuber a fare film. È un po', non lo so, non particolarmente convincenti. Mazzalupi, nella nuova pellicola, a differenza del lavoro fatto da Ennio e Piero negli anni 2000, ne nemmeno, nei primi anni 2000, ma nemmeno, cioè siamo nel 96, a fine millennio. E quindi trovo il reparto Mazzaluni un po' scarico. De Sica, grande attore, ma un po' vago. Cioè si sente che, a differenza della Ferilli, che viene dal primo film e che quindi è ancorata alla pellicola, cioè è presente, De Sica è un po' vagante, capito? Cioè, non ha scene particolarmente memorabili, non cambia più di tanto, l'evoluzione del personaggio non è che ci sia molto, il suo rapporto con la famiglia Mazzalupi è un po' così superficiale, non lo so. Mentre molto bene per la famiglia Molino, con un Silvio Orlando strepitoso, con una Laura Morante che continua ad amarlo nonostante lui si sia sempre fregato di lei, si sia sempre sbattuto bellamente di lei, lei continua ad amarlo e non trova il modo di lasciarlo andare. Abbiamo un Silvio Orlando ormai sul punto di morte che si occupa di fare il nonno a tempo pieno e porta in giro il suo nipotino, che sembra l'unico che ha il sangue del nonno. L'unico interessato alla politica, alle lotte comuniste, all'antifascismo, al fascismo, tutta la storia che racconta Ventotene, ai deportati, alla gente esiliata, alle guerre. E quindi è l'unico che sembra voler raccogliere l'eredità del nonno, e, con un'interpretazione fantasmagorica di Silvio Orlando, che interpreta questo vecchio rincoglionito che ormai non ce la fa più. Affiancato ancora dagli amici che sono un po' ancora, mantengono la loro aria di fugace, cioè sono amici, ma tramano sempre sotto qualcosa, sono sempre un po' fuggiaschi, ci sono e non ci sono, come il personaggio di Gigio. Quindi molto bene Molino, continuano a mantenere la tradizionalità del primo film. Quindi è la tradizionalità dei valori dell'Italia del 96, continuano ancora il loro atteggiamento nostalgico. Punti che non ho apprezzato, l'eccessivo mostrare inclusività,
Perché ci deve essere sempre la coppia omosessuale, uomo-donna, ci deve essere sempre il personaggio di colore, c'è cioè il cinese, c'è. Cioè non presente in questo film, ma parlo proprio della volontà quasi forzata di voler mostrare queste cose. Io sono assolutamente pro alla comunità LGBT, assolutamente a tutte le etnie, ma c'è sempre appunto questa ricerca del politicamente corretto, questa ricerca, perdon, dell'inclusività forzata. Che molto spesso diventa anche dettato, cioè nel senso, io guarda, ti devo far per forza vedere tizio X che bacia tizio Y, altrimenti tu non capiresti che sono gay. No, lo guardo, lo capisco anche se non mi fai vedere che si baciano, quindi ormai il cinema è anche quasi un po' troppo didascalico, un po' troppo dettato, se vogliamo. Lo spettatore non è stupido, ci arriva da solo, per quanto mi riguarda. Quindi il film bello, ma se paragonato al primo è molto più debole. Sarà perché sono vecchio dentro e sono nostalgico, ma sentivo il primo molto più semplice. A livello anche di regia, di sceneggiatura, è molto più semplice, più pulito, più dolce se vogliamo, più accomodante, più che sembra quasi avvolgere i personaggi, abbracciarli. Qui invece sembra una commedia corale che deve per forza mettere in mezzo tutte le etnie, le minoranze, tutte le comunità, tutti i personaggi, cioè bisogna proprio riempire la pellicola. Quindi bello come film a sé stante, ma se paragonato al primo, mi perde un po'. Il primo aveva un'Italia piena di valori, dove era ancora importante il rispetto, l'amore, i sentimenti, i legami interpersonali. Però Virzì è riuscito a regalarci molto attentamente, molto precisamente, lo specchio dell'Italia degli anni, no, dei primi degli anni del nuovo millennio, ai tempi, e ad oggi, del 2024. Quindi, comunque, un applauso a Birzi, ha fatto un gran bel lavoro. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi abbraccio, lasciate like, commentate, condividete, fateci sapere quello che pensate. Ci vediamo alla prossima, anche di stavolta, alla prossima.